San Paolo della Croce nacque ad Ovada in Piemonte, da nobile famiglia oriunda di Castellazzo, presso Alessandria. Quando nacque, la camera si illuminò di vivissima luce e ancora fanciullo fu dall'augusta regina del cielo, salvato da certo naufragio, segni questi che palesano chiaramente i divini disegni di Dio sul nostro santo. Con l'uso di ragione incominciò a divampare il suo amore per Gesù e, contemplando i dolori e le sofferenze del Maestro, incominciò il duro esercizio della penitenza. Infiammato dal desiderio del martirio, già si era arruolato nella flotta veneziana, pronta per abbattere la mezzaluna che minacciava l'Europa cristiana. Ma poi, avendo compreso che ben altra era la volontà divina, lasciò la milizia terrena e formò una valorosa schiera di soldati del Redentore, i Passionisti. Essi si proponevano di far conoscere a tutti i dolori sofferti da Dio per salvarci e con la loro rigida disciplina riparare tanti peccati, causa dei dolori di Gesù crocifisso. Ritornò in patria e, rifiutate le nozze, abbandonata l'eredità paterna, si incamminò per la regale via della croce. Ricevette dal suo vescovo una rude tonaca e dietro suo comando si diede alla predicazione. Si portò quindi a Roma, ove poté studiare regolarmente la sacra teologia e dove dal sommo pontefice Benedetto XIII fu consacrato sacerdote. Ottenuta la facoltà di formare la nuova congregazione coi primi figli, si ritirò nella solitudine di Monte Argentaro in Toscana, ove già prima la Santissima Vergine l'aveva invitato, indicandogli la nera divisa decorata dello stemma della Passione. Quivi gettò le fondamenta della sua nuova famiglia, dandole le regole ed aggiungendo ai tre consueti voti quello di promuovere il ricordo della Passione. Grande fu il bene compiuto da questa congregazione. Innumerevoli eretici, meditando le sofferenze e i dolori di Gesù, riconobbero il loro peccato e, pentiti, ritornarono in seno alla Chiesa cattolica. Tanto era viva la fiamma di carità in quell'anima santa che si palesò anche esternamente, bruciandogli spesso la flanella di cui era vestito. Nel celebrare non poteva trattenere le lacrime e sovente era rapito in estasi, sollevato da terra, circonfuso da vivida luce. Fu favorito di molti doni celesti, rivelazioni, colloqui divini, profezie, il dono delle lingue. Era amato e stimato dai sommi pontefici, eppure l'umile santo si chiamava grande peccatore, degno d'essere calpestato dai demoni. Nonostante una vita di penitente, arrivò a veneranda vecchiaia il 18 ottobre del 1775. Dati gli ultimi paterni ammonimenti ai suoi diletti figli, ricevuti i Santissimi Sacramenti, ricreato da una celeste visione, volava al suo Redentore. Insegnamento: Gesù crocifisso sia l'oggetto del nostro amore. Egli ci ha amati fino alla morte di croce. Preghiera. Signore Gesù Cristo, che hai donato a San Paolo una carità singolare perché predicasse il mistero della croce, e per suo mezzo hai voluto far fiorire una nuova famiglia nella Chiesa, concedici per sua intercessione che, ricordando continuamente la sua passione in terra, meritiamo di riceverne il frutto in cielo. Amen.